Namaste, io sono Ace the Brave, benvenuti a un'altra maratona in compagnia di un po' di gente e mi prendo pugni già che iniziamo. Perché? Ok, ok, ok. Aspettatemi vediamo, almeno, no? Vediamo un po' chi c'è oggi. C'è Pino. Buonasera. C'è Carb. Ciao. C'è Raiden. No. C'è Iki. Io non ci sono. C'è Tarf. Sera. E questa volta abbiamo Celine 90, una new entry, l'amorosa di Tarf. Ciao. Ciao. Mille visualizzazioni, 1200. Più visualizzazioni, arf. Voglio anch'io entrare nel server, arf. Che deficiente. Basta. Tarf. Dov'è? Aspetta, ok, via. Due? No, dai, solo due di coefficiente, ok. Ricordiamo sta cosa, no, c'è anche Pino, dai, tre. Ricordiamo okay. Sta cosa che non credo sia stata registrata nella maratona precedente, ed è il coefficiente di... Di squalidume, sì, esatto. Ed è quando viene fatta una battuta... quando viene fatta una battuta, quanta gente si disconnette al server per protesta? Allora, spieghiamola meglio. Allora, il coefficiente di squalidume è quel numero direttamente proporzionale al numero di gente che esce dal server al fare una battuta squallida. Quindi praticamente Se io faccio una ride in scuola, esatto, quindi se io faccio una battuta tipo meglio così... Vabbè, eccola! Questa ha un coefficiente di 1, quindi una battuta leggerina, capito? Se invece si va su cose più pesanti, ma state sicuri che in questa sessione ne vedremo delle belle. Questa ecco, prima Ace ha fatto una battuta talmente grottesca da meritare appunto un terzo coefficiente appunto di squallidezza, un CS come si dice in gergo. E intanto pianto bombe a casa di Tarf. No! Come no? Guarda, via, è innescata. Ma hai le rune esplosive ancora? Porco Giuda, che grossa! Fischio! Ho fatto un buco enorme! Ops, Tarf, dov'è che tieni la terra? Le casse in casa! Oddio, che grosso! Vediamo che è combinato! Ricordiamo, ho fatto un buco io nel salotto di Tarf! Aspettate che prendo della terra! Cominciamo con finta che... Oddio, che grosso, vorrei far notare! Fischia! Mi filete il cane di Carb, vi prego, sopprimetelo, fate qualcosa. Quella piccola, aspetta che... Poverino! Ciao, cane di Carb! Ma lascia aperto, così tiro sulla sabbia, va? Oddio, Ace, vieni un attimo qua. Arrivo. Io mi rifiuto di venire a controllare. Dove siete? Era grossa, non pensavo fosse allora. Così grossa. E dove invece siete? Era grossa. A casa di Tarf. Arrivo. Tarf io... Industries. Esatto, io intanto ragazzi spiego un attimo l'amorosa come giocare, ogni tanto mi muto, va? Sì, okay. Ma nelle simulazioni non faceva così tanta distruzione? Forse perché la innescata sulla terra è più potente? Femmina, allora forse fa più casino. Permesso, sto arrivando a casa di Tarf. Che odore di femmina. Sì, esatto. Mio Dio. Permesso. Ah, ti sei spostato Tarf, giusto? Sì. Che buco hai fatto? Che vedi, Ace, io ho fatto... Cioè, adesso ti spiego. Eravamo, no? E... Eravamo, eri solo tu. Io ho provato a fare la cosa più stupida possibile e... Cioè, e ci sei riuscito. Ti è riuscito, infatti. E neanche la tua difficoltà. Ma, cioè, vicino all'isola di Carb erano più piccole, però. È perché c'è Carb che è un cheater alla terra più dura. La dinamite non è già saltata, esatto. Il buco. No. Sì, esatto, vediamoli in diretta direttamente. Ah, tu hai la possibilità di farlo subito questo. E poi si mette questo e poi ecco via. Scappa. Ecco. E queste qua sono quelle di livello 1. Ah, bene. Immagina quelle di livello 4.
Io non voglio vedere, infatti sto scavando per i cazzi miei. Tu sei sicuro di voler lavorare a Raiden sul server? Sì, dai. ho fatto delle importanti opere di smaltimento... Rifiuti? Alberi. Ecco, abbiamo seppellito carne. Smallimento. Smarfilend. Ok, oggi che tema abbiamo? Mi preoccupa questa domanda. Oggi il tema è fai sentire inadeguata se vinco. Lol. Grazie. No, ma in realtà è... aspetta che dobbiamo lasciare il ricordino a casa di Tarto. Il mio segno inequivocabile è che sono passato a casa sua. Aia. No. Aia. I beacon lasciali stare. Sarà... Ecco, no. Aspetta. E questo si mette qua. E... Tada! adesso prego. No! Ah! Ecco. E adesso me ne posso andare. Vabbè. Cos'hai fatto? Questa... I beacon. Segni inconfondibile il beacon. Oggi la puntata sarà dedicata a Raiden che semina il panico con la Rannik. Quando... lasciagli uno a casa di Selina anche, no? E dov'è casa di Selina? dietro la collinetta. Se devi tornare dietro la collinetta da me. C'è casa di Selina. Senti un po' te. Che cosa interessante. Andiamo a vedere casa di Selina. Sì, considera che c'è una cassa, un po' di cobblestone e una... Sì, sì, adesso la saltiamo più bella, aspetta. Cosa c'è che fa questo rumore brutto? È Carb che parla. Che rumore? È Carb che cita. Che cattiveria! Povero Carb. Perché nel Dobby Brain li vedo viola, tipo? La texture qua, che non è aggiornata, che palle. Allora, aspetta quindi che... il tema di oggi? Il tema di oggi non lo saprei, sinceramente. Diamo i diamanti a Carlo, potrebbe essere questo il tema. Ma anche la risposta. Ti piacerebbe. Ma non mi hai... Scusa, Carlo, abbi pazienza, sì. Ma ti avrò lasciato 50 shard e non hai neanche fatto menzione, cioè... Sì, sì, l'ho detto che... Mi non hai neanche fatto menzione, non c'hai neanche pisciato proprio. Minzione. Non hai fatto minzione. Dov'è il... Aia! Brutto. Extra comunitario. Adesso vieni qua. No! Porco Giuda, ti ho one shotato? Sì, però anche full vita. Guarda subito. Ma com'è possibile? Ma che razza di spada mi hai dato, Carlo? Guarda subito l'amorosa fatta. Che prende tutti i miei averi. È quello che aspettava. La prima. Tanto io sento ogni tanto in sottofondo un casino di come si chiama il. Ma ho shottato Tarf, ma non ha senso. Ha tirato una spadata ed è esploso. Ah, lo devo metterlo più forte. No, l'ho sentito. No, io non ho sentito il campanello di Iki, però. Non è che non a suonarlo. Iki, no. Ah, quel campanello. Scusa. Tarf che ha paura di venire a suonare il campanello di Iki. No, è che ormai ci sono talmente abituato quando c'era il server in beta. Okay. Ah, adesso ho capito il campanello in che senso. Quello è un regalo di Max. Quale? Guarda sopra la cassa e il tavolo da lavoro che c'è una tira rovesciata. Non c'entro niente. Bello. C'è una tira rovesciata. Io penso di sapere che cosa ti riferisci. Dai, l'abbellimento, l'estetica. Sì, ma... l'estetica. non perché. Domanda, ma la patite ha cambiato texture? Perché stavi per dire la patatina? Un lapsus. Oddio. La patatina. La patatine. Un lapsus. Cosa devo scherzare? Manda lei. Giovane ingenua. Zoccola di un Max, sai che ti sei fregata tantissima roba mia? Veramente? Non è vero? Sì. No. Sì. Era nel mare. Era nell'acqua. Che cos'ha, madonna? Vedi che te lo dice la tua amore. Vai nell'acqua prima di rompere le balle al povero Max che non ha colpa.
No, mi sono one shottato. Vabbè, ma non sapevo mica che fossi così fragilino, caspita. Ma c'è un po' di più, scusa. E sei arrivato là, ma hai riempito l'anno suite body armor di buchi con la tua spadina del cacchio, ti ho tirato un one shot e sei esploso, non è neanche colpa mia. Debuluccio. Oh madonna, ma quanto sei andato avanti con sta opera di tunnellaggio? Di tunnella... Ah, parli con me? Ah, no, chi è che sta scavando un tunnel subacqueo? Viene Oddio, a non lo voglio fare adesso che c'è. Prima? Subacqueo. Tra l'altro Tarf, era mi tutto... tolto... Era tutto questo. Qua. Però non c'è più. Dai, avrai l'inventario pieno, solo che non te lo vuole dire, Tarf. È iniziato perché non sa ancora come si guarda nell'inventario, non sa che ha taciulato metà della roba. No, no, l'ho aperto prima. Io giuro che no, ti spiego, col Max, con Raiden, devi stare molto attenta a quello che dici. No, perché? Ah, no, ecco, ti ho ciulato una spada di pietra. Tipo un po' di cobble, spada di gommo. Sì, anche 64 di cobblestone, ora che allora, aspetta che adesso mi studio una nuova runa e arrivo. Ecco, se non Max si studia le rune siamo a posto, guarda. Vabbè, andiamo da capo. No, effettivamente il libro per casa mia non l'avete mai fatto. Vedi, perché sei piccolo e nero. non si chiama mica Calimero. Già. Erano queste citazioni dotte. Cioè, mi hai riempito di buchi la body armor, era in carbonio, adesso sembra che sia passato Wolverine, caspita. Sarà che roba. Tarf, arrivo a darti una mano. Mm-hmm. Una mano. Porca Iago e Filo, va, ti conviene. Oddio, oddio. No, vabbè, insomma, non era neanche oddio. La mamma mia, come siete irascibili. E questa era uno. Signor... Ah, dovresti avere anche il mio piccone. No, il tuo piccone non ce l'ho. Guardo io? Sì? Sì, no, ce l'ha lei. Che c'è? Prima piccone, poi la clicca sopra al piccone. Tanto io ho scoperto la coppia transmutation. Cliccaci sopra. Adesso lo butti fuori. Era cosa? Dall'inventario. No, no, su. Lì, esatto. La cosa? La coppia transmutation. La coppia transmutation? È un uncetto. Ce lo sei ripreso. Ah, ok, ora facciamolo sotto le chiappe. Molla. No, Ivar. Minchia. Guarda, non ci vuole più rifare il login. L'hai ripreso. Ma l'Ivar è parente con Igor, che ha due tipi di pronuncia? Esattamente, c'è l'Ivar. Oh, ma vi pigliate per il culo voi due? No, non mi permetterei mai, sei alto 1,50 m per 150 kg. Sono ferma. Ehi, se puoi usarmi un cheat tra due secondi? Un cheat? Cosa devo fare? Me la teletrasporti qui. Qui dove? Qui dove sono io. Puoi farlo con i cheat? Ok. Ma perché devi cheatare? Ok. Ok. E adesso? Adesso tranquilla che scaccia respawn. Brava, adesso tranquilla che arrivi. Ma allora questo ma è mi hai fregato tutta la mia roba. Adesso che faccio? L'imbarazzo di fronte alla propria morte. È finito. Dipende però, se ci credi potrebbe esserci un'altra vita. Se non ci credi potrebbe esserci. Mi è piaciuta a Bali estremi rimedi. Uccidiamo lavorosa. Ace, mi hai preparato sto Ivar. Ma mi hai tenuto ancora? Quindi non parla. Vai nella cassa d'oro. Se te la ridò. Ah, ok. Comunque, Max parlerà sempre di Ivar. Ma è il Ivar che è una cosa nuova di Thermal Expansion. Che serve per condire il Bab. Che serve per fare i Magmatic, giusto? Esatto, il Pragmatic Kebab. Io intanto sto usando la Rolling Machine di Tarf per fargli un po' di plate e aumentare
un po' di casse qua. Di, scusate, qua di... il lag è a livelli improponibili. Ci stai anche qua. Da me no. E se poi mi spieghi perché questo motore non vuole andare? Non riesco a collegare. Lo faccio andare io. Questo è lo steering. Mm-hmm. Ci ho provato anch'io nella puntata di oggi di Good Modding, bravo. Oh yeah. E niente. E non riesco a capire perché. Forse perché ci vuole uno di quelli di Wooden, quelli di legno. Dici? Può darsi. Perché ti serve? Vabbè. No, era intanto per sfruttare un po' il pulverizer e il powered furnace, perché c'è un po' di roba da cucinare o altro prima di consumare il vapore che c'è lì dentro. Ah, ok. Tu dici tipo così? No, aspetta, ma dove sono finiti i tank che avevamo costruito l'altra volta? Girati dall'altra parte. Ah, ok. Perché te ne sto costruendo altre, ti sto facendo altre plate. Aspetta. Mi sega. Max, come si fa a vendere l'acqua trasparente? L'acqua trasparente? Devi andare su... Aspetta, eh. Allora. Ace. Ma mi sa che ho tutto, no, fa niente a posto. Guarda qua. Arrivo. 27, figo. E come facciamo a fare qua? Cioè, hai organizzato tu qua? Allora, il discorso è... perdiamo tra virgolette questi 576.000 unità di vapore e trasportiamo tutto di là, che tanto penso... l'hai fatto proprio al limite la cosa qua. Sì, adesso intanto ci avevo messo questi cubetti qua giusto per vedere un attimo come sistemare la cosa, per delimitare un attimo l'area, però poi possiamo anche spostarla, insomma. Poi ho capito che devo prendere un giorno e giocare con mia amorosa spiegandogli bene bene come fare il tutto. E intanto è venuta a vedere. Sì, esatto, vede un pochino poi... E poi quinta. È benvenuta. Che bello questi fari nella notte, mi sento... Lo smonto questo, allora. Sai che il lag lo stai facendo tu, sai? Basta zitto con del... Sì, se vuoi smontarlo direttamente lo spostiamo di là. Sì, tanto è un po' di... Non è che sia granché di... Beh, a sto punto, scusa, possiamo fare già quello grosso? Ah, esatto. Come lo teniamo? Come avevi intenzione di fare i vari... Allora, perché in teoria i vari liquidi sono veramente tanti, eh. Cominciando con quelli essenziali. Tipo... Possiamo fare il vapore, acqua. La birra, esatto. Si può fare? Sì, perché la produci con l'industrial craft, mi pare. Sì. Ma non è un liquido, è un oggetto. Sì, è un incenso e birra. È un liquido. Adesso arriva a Ace e la birra non è più un liquido. No, no, non è un liquido, è il liquido. Scusi, mi dia un metro quadrato di birra. Superficie. La birra a metro esiste, ti ricordo. Arf, vieni qua che ti vedo le tue schifezze qua. A me? Schifezza. No, a Tarso, ti chiami Tarso? Ah. Vabbè che sei cheater, ma cambiare nome. Tarso, piccola organizzazione, come facciamo le tank? Cioè, volevi farle giganti Io a sto punto farei giganti e cominciamo a mettere via tutta quanta la roba. Ok, quindi ne facciamo un'altra un po' qua. Aspetta che spacco questa. Spacca tutto. E facciamo la prima del vapore grossa. Qualcuno esperto di Railcraft? Io. Gli Iron Tank quanto si possono fare? 7x7 massimo. Quanto? E poi anche 7 in altezza. No, in altezza mi sa infinito. O forse il massimo. Però comunque la base adesso, è 3x3, 5x5, 7x7. Sì, perché volevo vedere una, come si dice, una cosa giusta. 3x3, 5x5, 7x7. È tornato. Okay. 5x5 direi che possiamo fare, no? Sì, 7x7 ce ne vuole mente tanta di roba. Facciamo 5x5x5. Va buono. Ce ne vuole tanta roba. Ne fa 125. Ho anche questa? Sì, perché questa intanto l'avevo messa giù. Ah, quella la dici. Sì, intanto facciamo quella là 5x5. Ok. Max, poi... mi serve una mano con sto cavolo di tunnel. Io ho praticamente uno stack di mura. Oddio, che figata. Avresti beh, io ne ho 32 in tasca. Max, hai provato la una off-speed? La Rune of Speed sì, l'ho già vista, tipo mi sono fatto casa a Totem. Dove piazzo? Qua, piazzala pure qua.
Aspetta, Ace, che ti do anche questi, che magari ti servono. È uno stack rotti di... Guarda dietro. Ah, aspetta, aspetta che mi lagga. Ok. Ma scusa, Carb, non ti ricordi quale, quando ho fatto la Run of Speed, che tipo ero a casa... Ah no, c'erano Pino e Iki che tipo mi vedevano sgommare con le suole d'acciaio. Sì, è vero. Confermo. Sì, sì, l'ho già provata la Run of Speed. Cosa non hai provato da Runic Dust, più o meno? Le rune più potenti, tipo oppure quella più scomoda, tipo trappola fiammeggiante, la scarica di fulmini portatile, quelle sono rune fighe. Però Ace non vuole che le provo, eh? Ace? No, io non so, ma non c'è non è solo Ace, sono anch'io che non voglio che le provi, poi vai in crash il server. Ecco, già in due che limitano la mia creatività, Ace? Cioè, no, per me puoi provarle, controllate, puoi provarle. Amore, un consiglio per il legno, usa l'accetta e non il piccone. Dicono che funziona meglio. Ah sì, ma cazzo, io usavo sempre il piccone. Ma no, tu sei città. Io non mi chiamo Carbe. No, ma veramente sta cosa del piccone, anche io lo usavo sempre. Ma non si usa la prima, cosa. Io usavo i pugni, ragazzi. La zappa. Dai, vabbè, ma io l'ascia lo avevo sempre come corpo contundente, tipo, non so, per lavarmi i denti. Ma con Wasp si no, l'ascia in quel caso era contro un dente. Esatto, il corpo contundente. Ma senti, colpisco, perdi le robe? Aspetta. Da quando gioca Tarf, veramente il livello di questo server è notevolmente aumentato. Ma quando gioca la ragazza, invece... Faccina triste. Voglio un sacco bene, cioè per sopportare una persona come me devi avere veramente una tempracciaio. Beh, se così che sopporta me. Che si crafta praticamente per una tempra e ci torno, boh, basta. Ah, ecco. Aiuto. Mi muore il computer. Siamo a livello 3. Windows mi dice di fare un backup perché sta morendo il computer. Ok, se uno ti dice di fare il backup è già troppo tardi, Pino. Sì, lo so, però allora... non è che non lo dice, vabbè. No, io mi sono troppo ho riso troppo che c'era qualche giorno fa la giornata della memoria, gente che metteva tipo, immagini di banchi di RAM e cose così. Oddio, questa è pessima. No, no, l'ho inventata io, tipo io ero in giro, vedevo tipo sta gente che diceva per non dimenticare questo banco di RAM gigantesco. Mamma mia, oddio. Santo. Fantastico. Io applaudivo e basta. Sì, fantastico. Dici solo fantastico, caro. Fantastico. Oddio, c'è un creeper. Dai, andiamo. Com'è che mi brucia 5 cuori un creeper a corta distanza, caspita? È in out. Ok, ma ho anche una nano suit body armor. Ma sì. Vuol dire che dovevi essere morto quest'ora, Raiden. Non ti preoccupare. Sì, infatti. Ace, dove stai? Sono sotto il tank. E lì in tesoro, perché prendi a picconate le foglie? Così mi diverto. No, vengono giù uguale anche con le manate, senza che ti spacchi il piccone. Questo ah, sì? Qua. Giuro? Ma promettilo. Aspetta, come fai a toglierlo? Vieni qua. Hai... Aspetta a chiudere. Hai i tubi? Devi spostare con la rotellina del mouse verso uno slot che non abbia niente, un quadretto. Ah, ok. Ecco. E adesso non hai niente in mano, capito? Vieni qua sotto. Che fica, impara prestissimo, tipo. Aia. Che c'è? Guarda come si prende una fune. Sai che siamo due pirla? Sì. Che se mette ci fai un buco. Aspetta, no, siete troppo divertenti. Insomma, cosa mi posso buttare qui? Aspetta. No, che c'è un cuore. Ops. Non l'ho fatto apposta. Sì, neanche io l'ho fatto apposta. Vieni qui. Madonna, hai perso tutti i motori della terra. Aiuto, ma perché mi piglia? Madonna. Ma che mi scagli così lontano? E per caso qualcuno può fare gentilmente un Aqueous, come si chiama? Aqueous? Accumulator? Ah, io ho detto il nome, quindi ho già fatto. Aia. Ma domanda tecnica, un water tank sopra casa mia non ti basta?
Ah, giusto, c'è anche quello in effetti. Per esempio. Secondo me. Eh sì, basta. Anche ho messo qualcosa di più utile dentro, Isa, in funzione. Sì, un attimo, tieni anche lo Stirling, tieni i bei tubi. Max? Sì? Devi venire qua perché questo. Non so dove è l'entrata di casa tua, da sotto. Ma basta, ste pozioni! Cheater. Maledetto. Max? Arrivo fino a... Max! Hai messo per questo. È solo Max. Che serve l'acqua. Dovresti avere un secchio, forse. Cosa hai fatto, Pino? A me fai l'ho messo rosso. Qua. Esatto, no, li ho messi qua. Max, te per caso hai della... dell'ossidiana? È esploso qualcosa? Sì, è esploso perché ho sbagliato... Cioè, era già caldo e se metti l'acqua in un motore caldo esplode. Ma hai della... della cosa, del basalto per caso? Però regge il basalto. Sì, almeno quello. Sì, sì, ne ho, sono pieno. Basalto. Overcraft, no. Overcraft. Guarda, per culo ho fatto per sbaglio un altro low pressure. Ah, perfetto. Quindi per culo. No, ma no, in teoria non è esploso, Ah, sì, quello qua. Cos'è questo rumore? Che sgozzando maiali in salotto. Salotto con la Juve. Gol! Così proprio. Sì, sì. Ha fatto gol la Juve e sta... Cioè, boh. Sembra che lo stiano curando di appendicite senza anestesia. Ha fatto un cratere da paura. Sì, è gigantesco sto cratere. Max, commentate tutto. Meglio del Max. Cosa? No, non sono stato io. No, meglio del Max. Vabbè, non mi sono neanche impegnato però, Io devo capire cosa sta facendo mio amoroso. Cioè, sta tirando giù a picconate gli alberi. Ti ho detto. Anzi, che non si usa il piccone sulle preso, fronde. Ho preso una rosa. Che coccola. Te la voleva regalare, Tarf, ma come puoi non volerle bene? Sì, io non l'ho mai detto che non le voglio... Sei proprio un bastardo. Non te la meriti. Filare zizzania a random. Ma cacchio sei, Pino? Nel buco rosso. Ops. Nel buco nero. Ah, Pino, hai traforato tipo il fregiù a caso? Sì. Cosa stai facendo? Beh, sei arrivato in Antartide. Tipo. Dai, Max, fallo tutto. E sto arrivando? Dai Max, fallo tutto. Adesso te lo faccio. Ci tutto. Starà riferendo la pompa dell'altra volta? Sì. Cosa ha fatto il scoperto il re-educational channel. Ehi. Mi dai il restante dei cosi degli Iron Tank che lo chiudiamo? Ah no, caspita, non ho la muta da su. Sto per morire soffocato. Ah. Ma non c'è entrata, devi entrare da casa mia. Ma stai scherzando? Basta sì, ho già chiuso tutto. Qua, guarda, No, aspetta che prendo il vetro. Vieni, fai un buco. Fai buco. Basta fare un buchino qua e non c'è più casa di Pino. Ah, ecco. Guarda, questo qua scarica già... direttamente o ci vogliono i tubi? No, ci vogliono. Adesso passato guarda casa perché mia, tra un po' qua. Chiudo. Ma no, è qui davanti. Guarda. Ah sì, siete arrivati giusti sotto, più o meno. Quindi cosa vuoi da me? 2 milioni di secchi. Buco dritto? Aspetta un attimo, va. No, in una maniera sensata. In teoria basta mettere un tubo centrale qua. L'ho messo un po' laterale apposta. Così dammi il piccone mio di... No, ma lascialo qua. Basta che metti un tubo in mezzo. Sì, ma va messa la valvola. Ma non c'è... Ah, no, non c'era. L'avevo tolta. Ma ci sono i pigmen con le spade incantate. Sono dei cheater, Carb. Bene, allora testiamo, direi, la resistenza del basalto. Dimmi che non è vero quello che stai per fare. Dimmi che non è vero. Allontanatevi. Oh Cristo. Pino corri. Andiamo da vicino. La... Aspetta. Orco. Oddio. Tiro. Achievement get! Oddio, ho proprio sbloccato la cimbe! Oddio! Credo sia sopra Tarf.
Ma più sottoterra che contro il no, basalto. Si riempie da solo. Dammi il basalto, Pino, già che l'hai preso. Così. Ok. E funziona bene, sì, sì, yeah. Sì. Beh, evidentemente l'esplosione era troppo poco potente, bisogna riprovare. Fallo in là, fallo in là. Un tank qua a fianco, gli porti l'acqua dopo. Okay. Se no, non serve o il tank, oppure usiamo direttamente l'aqueous accumulator. Anche sì. No, era che tanto da... Cioè, ma falle, scusa, anche per l'acqua. Giusto. Può cosa essere un water tank, oppure c'è cioè, quello di Railcraft se cerchi. Top book. Ok, questo comincia a riempirsi. Fanno con un paio di slime ball, legno e ferro. No, no, non, Pino, non metterlo. Se Raiden si fa di nuovo un'altra esplosione, te lo porta via. Arrivo, sei anche più vicino. Oh, no, vedrai, è tutto sotto controllo. Stai avendo il culo. Carb è morto nella lava. No, sto cercando di prendere dei cosi, dei cosi da cosa, perfetto. Dei cheat. My blades. Dei cheat. Domanda, ma perché non abbiamo ancora la farm di Blades? In teoria sarebbe stato il tema. No, non ce l'abbiamo voglia, la facciamo un'altra volta. Probabilmente teniamolo, dai. Bene, prossima settimana che rientro nel server. Un attimo solo. Di servizio intanto, mi prendo il tempo per dirle. Allora, intanto questa maratona è legata a una raccolta fondi per i bambini negli ospedali. Trovate sia il link in descrizione. Abbiamo accumulato ben 10 euro per adesso, non sono tanti, ma è sempre. Non sono neanche pochi per una roba. Non sono neanche pochi, esatto. E ringrazio la famiglia Austuni. Ho due nomi, non so se sono fratelli, padre, figlio o che cosa, che hanno donato i primi 10 euro. Quindi grazie. E trovate il link qua sotto, è una campagna appunto per Child's Play, cerchiamo di raccogliere 100 euro da poter dare negli ospedali per dare giochi ai bambini che sono lì, e ovviamente vi farò sapere tutto quanto come va questa campagna. E un'altra cosa che vi metto io per chi che c'entra sia con questa maratona che con gli altri episodi di Good Modding, per quanto mi riguarda, potete dare un titolo agli episodi di Good Morning e suggerire anche dei temi per le maratone. No, così... fermo, che qua sopra c'è l'acqua, fermo. Scusa, Ace, che stiamo scavando sott'acqua. Tranquillo, era giusto questa informazione. Vedete, trovate qua stiamo nel link... scavando sott'acqua. Nella descrizione trovate il link anche per suggerire tutto quanto, fare domande, eccetera. E questo è tutto. Carb, dov'è che è il slime ball? Bene, adesso parlo io. Posso parlare io, Ace? Max, ci serve un po' di scuola tua che manca in questo episodio. No, aspetta un attimo che è esploso tutto intanto qui. Nelle ceste giù? Max? Dimmi. Metti Windows 7. Basta. quando è che metti Windows 7 a proposito? Quando c'ho la sold. Ma perché devi pagare? Dai, silenzio, fino. Non si possono citare queste cose, siamo in un programma io ufficiale. Io davvero, esatto, io l'ho pagato. Bisogna pagarlo, le cose. No, sono morta! Ma Raiden che fine ha fatto? Tranquilla. Sto aspettando per vedere l'esplosione. E adesso cosa faccio? Aspetta. Era qua. Oh, qua è l'esplosione. Bene. Allora, aspetta che tiro su tutta la roba. Non mi passare davanti, ma non vedo silenzio tutti che adesso registro un pezzettino di roba. Dammi la rosa. Sì, ti sto raccogliendo la roba e ti porto tutto. Silenzio tutti quanti. Hola, siamo qui con Pino. Saluta Pino, non puoi salutare perché tanto non si sente perché il mio audio fa schifo. Ciao Iki, saluto anche te Iki. Ecco, vabbè, Windows 7, non esiste Windows 7. Adesso proveremo la bomba a livello 3 sottoterra, perché Pino vuole scavare i tunnel e io li voglio scavare più veloce. Quindi questa è la bomba di livello 3. 1, 2, 3, e la bomba si è attivata. Via, ragazzi. Questa qua viene fatta in qua, Casa mia. Ok. Oh. No. Io te l'ho detto di andare fuori dalle scatole. Ecco. Vedete bambini, avete capito?
adesso voi non potete sentirlo, ma cioè, ecco, gente, più così. Gente che si suicida per celebrare. Avevo una lacrima di gas, avevo. Questa meraviglia. Bene, ecco, avete capito, Carb è morto, rotolando da ridere, vedete bambini, avete capito cosa succede a giocare con gli esplosivi. Namaste, no, questa no, è quella frase di qualcun altro. Comunque, state pure sicuri che Iki vi vuole un sacco bene, bene, adesso sappiamo che la distanza di sicurezza è più di così, abbiamo imparato una cosa, bambini. Mi piace, più di così è un termine tecnico. Perché più di così è un termine tecnico. Adesso c'è il server che... Voi vedrete la stessa cosa nel canale di Enz. Io vi giuro che ho i crampi da ridere. Comunque ci sentiamo, eh? Ciao. Oddio. Ecco, ho finito di registrare. Mio Dio, cosa hai fatto? Tu dovresti vedere che tiro che ha dato. Sì, però che ero di fianco a Iki, l'ho visto scomparire, poi parlando di tutta roba fiore. È stato cancellato. Sì, sì, ma prendimi da... prendimi il basalto. Quindi il basalto è... non mi hai dato la spada. Se l'hai fregata Iki. No, il basalto resiste. Altro che... Oddio, guarda, qua. Questa roba qua... Adesso te la rifaccio, aspetta. Passalo a destra. Sì, te lo volevo spiegare l'altra volta, se non mi hai ascoltato. Vabbè, adesso me lo spieghi, dai. Ecco, guarda, vieni, 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 vieni. Ok. Vieni. E questa, bambini, era la bomba a livello 3. Non fino a che livello arriva la 4. Guarda, questo motore, questo spinge... Aspetta che lo giro. Questo motore, questo spinge. Questo spinge, questo motore, c'entra un leg pump almeno. Per qualche modo c'entra un seno. C'entra un seno. Esatto. Bello. Allora, che aspetta spinge, che... lo vedi la freccia? È Iki che vuole vendicarsi. Sì. No, non la vedo la freccia. In che senso? Qua, freccia. Il motore. Sopra il motore c'è una freccia? Sì, devi guardarla di frame. Ah, sì, lo vedo. Ecco, indica la direzione. Ecco, di nuovo Windows ti dice che di fare un backup. Vieni con me. E, la freccia c'è dove girano, dove spinge il motore. In questo caso verso sinistra, tirando la leva, dandogli un impulso, sposta tutto. Non ci posso credere. E tu scavi i tunnel così? No, questo praticamente è per togliere l'acqua, perché sennò è impazzivo. Figata. Adesso lo riporto indietro. Per, no, come si chiama? Così, Red Power? Lo faccio con i cosi in frame. Ho prima posizionato tutto il vetro, poi faccio muovere il frame dentro e così mi toglierò. Fatto benissimo. Io intanto sto dando dell'acqua a questa... Oh, Ace, io pretendo il collegamento ipertestuale al mio canale, cioè al nostro canale, per questa bomba, perché questa andava gustata in diretta... Lo puoi mettere come, come video risposta eventualmente se... Eh sì, sì, esatto. Vai a vedere Max, come si è schiantato in maniera brutta. Max, tu non hai visto il buco che ha fatto? Eh sì, l'ho visto il buco che ha fatto. L'hai visto anche quello dietro? Ops, vabbè, basta. No, quello dietro non devo no. smettere di parlare. Che cacchio però. Intanto Carbo non si sa bene a che gioco sta giocando. Probabilmente a Space Invaders, considerate sì, sì. Le sberle che sta prendendo. Sì, ma io sono le navicelle con le mie amiche. Esatto, che esplodono spesso. Non c'ho niente da darti. Vediamo un po' che buco ho fatto. Tarfa, hai un po' di tubi ancora? Pochi, ma... Madonna, che tiro! Te l'avevo detto che non l'avevi visto. No, tieni in camion questi. Ah, ma qua si arriva di... Bene, anche siamo arrivati direttamente al... Sì, ma mi conviene alzarmi, a gradino. Sì, infatti, no, vabbè. Queste qua sono state opere di... Opere di bene, possiamo chiamarle così. Di nuovo nel Nether. I will never say Nether. Never say never. Never say never, esatto. Ti perseguiterò la vita. Non sapevo. ti risponderò come Anakin Skywalker. You underestimate my power! Ma perché? Ma poi perché è venuto a Iki che ti odia proprio per quella mod, tu gliela vai a fare esplodere proprio per colpa di quello. Vabbè, ma non è mica colpa mia. Ma non mi mette al sicuro. Adesso io dirò una cosa a Ryan che verrà censurata da YouTube, spero. Qui dentro il basalto, Iki? Qui dentro c'è il basalto, no? Questa sopra. Chi? Sopra. Vuol dire più in alto. Te ne ho fottuto un bel po'. Quello che avanza te lo ridò, forse. Va bene, tranquillo. Tanto io ne ho un vulcano pieno. Uffa, non funziona da sopra questo.
Ma cosa state combinando voi altri? Beh, adesso più o meno di Riffo di Rafa siamo collegati, Retei. No, Pinno. Sì, ora sì, sto mettendo a posto un tunnel che tu qui hai fatto uno sbrago. Ehi, sai un po' di redstone? Sì. Esplosivi sono come le donne, sono volubili, capito? A volte fanno danni dove vuoi tu, a volte dove vogliono loro. Io ti ricordo sempre che c'è qualche donna il di kebab che scarica in realtà, eh. Cosa? Non ho capito cosa c'è lì. Cosa c'è lì? Oddio, qua. No, questa l'ho letto pure io, eh. Mi dispiace, ma... No, ma non ho capito, spiegatemela. Cosa c'è lì? Quanto sono simpatico. No, continuano qui. Pino, vuoi vedere un creeper in casa tua? Meno 10 iscritti. No, c'è davvero. No, no, ti prego, no, 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 no. Fatemi fare un backup del server, vi prego. Allora. Aspetta, il video è tecnico. Ehi, ma farlo un po' carino, tipo almeno con le fence sotto da farlo sì, fuori alzato. No, volevo solo capire come funzionava, adesso lo sposto. Ah, ok. Io ho 17 foraggiati. Livelli storaggiati dentro la runa. Che le fence pensavo di fare una cosa ancora più intelligente. Tu qualcosa intelligente? Ok. Sì, ogni tanto le faccio anch'io queste cose. Non è vero. Non è vero, non, dai, non, basta. Non dire falsità, adesso. Porca. Solo perché come c'è una ragazza che ascolta. Gear che si fa lingotto all'Invar? No, non si fa con lingotto all'Invar. Oddio, ha detto Invar! È vero, ho sbagliato. Cavolo. Scusami. Ah, con Max, Lion. Punizione. Cosa? Chi? Ma aver detto qualcosa di giusto, ma boh, vabbè. Perché dove sbagliato c'è in Italia? No, nel senso che qualcosa di giusto e ti bannano. Sembra di essere in Italia. Okay. È vero di essere in Germania. Allora, sì, allora, come si fa il magmatic? Eccolo qua. Io faccio un altro magmatic, No. Come no? No. Va bene, allora non lo faccio. Però che cattivo che sei. No. Porta della serra. Mi è piaciuto il doppio no di seguito. C'è della terra? No. Sì. Siamo già arrivati a 4. No. Domanda, l'Ender Chest, no. Il colore me la posso fare? Dipende da che colore avevi tu. Rosso e verde, se... Sì. Rosa e verde, scusa. Sì, ecco. Rosa, nero e blu. Allora, verde e blu, i colori power. I primi due sono rosa e verde, poi che colore vuoi? E poi boh. Non mi ricordo di controllare. Dove? Adesso funzioni, schifo di macchina, eh? Adesso funzioni, schifo di magma crucible. Hai un po' di questi tarp. Chi è che ha l'obsidian? Io. Aspetta. Secondo te uno che viene un vulcano può non avere l'obsidian? Cosa vuoi in cambio? Ti serve qualcosa? Ma se ti ho già regalato da quanto quello schifo lì, puoi anche venirti a prendere l'obsidian, tranquillo. Però non ho quelli che trovo a fare. Beh, aspetta, dipende quando. Ne ho illimitato, ne ho... No, due, ne aspetta due, che ho io un po' di di questi tarf, due stack, d'accordo. Tappa. Tappa. E ciapa. E ciapa. Ben capito che vengo a prenderli. No. Ciao Iki. Dunque, sono qua in casa in una cassa e se no te li vengo a dare io, ma aspetta un attimo. C'è il libro di ritorno, dai, no, libro di ritorno, così sì, sì, c'è. Allora, aspetta un attimo un po'. Allora, sono già qui, sono già qui. Allora, adesso aspetta che faccio i conduct pipe pupe. Perché non c'è un zombie nel mio tunnel? Qualcuno ha dormito nel mio tunnel. A caso. Come funziona il... Aspetta. Format C2 control alt cancel. Redstone. Funziona sempre così. Funziona sempre. Il redstone alt energy F4. Con liquid transposer. E devo fare l'electrum e anche l'hardened glass. Ma vabbè, ma ragazzi, fatemelo. Ma cos'è questo schifo di tubo? Dov'è il legno al libro? Cos'è? Pulverized obsidian, ma veramente?
È facile mettere... da fare. Non ci posso credere. Devo mettere... Come devi polverizzare l'ossidiano? Vabbè, polverizziamo l'ossidiano. Andiamo al pulverizer, polverizziamo l'ossidiano. Non penso sia così semplice. Sì, sì, basta mettere l'ossidiano in un pulverizer. Viene fuori scritto Raiden. Culo. Esattamente. E culo chi non lo dice? Culo. 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 Ah, pensavo che no, dai, che dai bambino non messo avesse risposto culo. Per caso è ancora le fesse o lanciate che non le vedo? Le avevo lanciate sotto. Non mi ricordo più in chat se si vede ancora l'indirizzo del server. E hai ancora un altro siding? Te l'avevo dato forse? Sì, a te vado a prendere che li ho messi giù. Bene, sono già auto bene. Ma ne basta uno solo. Ma me l'ho perso anch'io perché sì, volevo andare a mettere la sua ma non la vedevo. È con un creeper. Adesso vedi che mi allontano con una nave da casa tua. Tu ricorderai questo giorno in cui... E poi me ne vado, vedi. Ah, eccola qua. Dobbiamo trovare la scena giusta. Tutto calza, tutto torna, tutto... Ace, è dietro? Tutto calza. Eccolo. La valvola gliela mettiamo sotto? Una sopra e una sotto. Ok. Lo chiudo intanto. La roba 3, insomma. Comunque, oggi tra l'altro bisogna fare un ringraziamento pubblico e che lo senta tutta Italia alla mia ex, che adoro un sacco, che oggi è arrivata e mi ha portato due vasi di Nutella enormi, tipo da 750, io ho 1,5 kg di Nutella gratis, ti voglio un sacco di bene. Il punto giro l'acqua ne ha. Esattamente. Per me hai mollato per quel multimiliardario sceicco eccetera eccetera, però mi hai portato la Nutella e tanto mi basta. Guarda che effettino che fa. Sì è bellissimo. Sono sicuro, aspetta che vengo a vedere io, Comprate di saltare in aria. Aspetta. E adesso ci voglia un altro po' di tubi qua sotto. Vieni giù. Non so se ho. Ah, tre ne ho io. Max, non mi stai dando tubo una qua. Tubo qua. Devo capire unirli con la parte. Con questa qua. Perché capire, Max? Ace, hai per caso un induction smelter? No. Perché non hai un induction smelter? Perché devo ancora farla. Mi serve. Adesso vabbè, lo faccio ragazzacci, io. Dai. Io vi saluto. No, e quindi ci saluta anche la Tarfina. Sì. Adesso guarda come calano le visualizzazioni. Cosa non sento? Come non senti? C'è la musica. Non sente la musica. Avrai la musica di Minecraft. Fai schifo. Grazie, Gratis. Però cioè, sente gli insulti ma non sente la musica. Ma non lei, lui. Hola. Max, non t'ha cagato fino adesso, sei stato fortunato. No, anche perché non le ho abbastanza. Ma non le ho neanche così tanto rotto le balle, dai, mi sono trattenuto. Infatti. Sono bravo. Devo farle saltare in aria la casa che... Beh, intanto le ho messo una tiro rovesciata. La famosissima tiro rovesciata di Max. Tiro rovesciata. La tiro rovesciata, bellissima. Sì, è un nome carino adesso. Cioè, nuovo neologismo, noi diversamente abili le tiro rovesciate. Vabbè. Anzi no, com'è che si chiamano oggi gli specialmente abili? Adesso sono addirittura più fichi. Gli specialmente abili? Specialmente X-Men. Abili. Ti vedi tipo questa persona in sedia a rotelle ma col mantello di Superman. Specialmente abili. Tiro rovesciata. No, allora non giudicate male Ace per questo mio essere politically correct, è che io odio essere politically correct, mi fa schifo, l'ho sempre odiato e quindi... possibilmente sputerò sempre in faccia a qualunque persona. Scusa, mi spieghi perché devono giudicare me su una cosa che fai tu? È perché hai bisogno nel tuo server. Ok. No, ma in realtà è perché tu sei in affidamento No, scusa, sono diversamente etero. Sì, esatto. Tu sei in affidamento, dovresti essere in carcere, invece sei agli arresti domiciliari e io ti tengo... E quindi ne ando per riempire le giornate. Ah, ha detto riempire. Cosa vuol dire? Vabbè ragazzi, dopo questa
mi sa. Ci saluti? Che... Sì, sì, dicono sì, così. Andiamo a nanna. Bene. Ma perché andiamo? Scusa, lasciala qua nerdare, no? Sì. Adesso te ne vai tu e te ne deve andare anche lei. Cos'è? Feminism, help me, feminism. Ok, niente, finito. Momento femminismo. Ciao, ma dai, guarda, se la convinci... Ma... Allora, adesso immaginatevi questo Raiden che si mette in ginocchio e dice, Darfina. So che ci sono state delle incomprensioni e chi è l'animale che mi ha messo della sabbia dentro al cassone, per esempio. Ops. Ops. Ah, ecco. Ma tu devi sapere io che... non del chest, non del poccia. Carlo, ma... stai zitto per un attimo. Cosa si dice? Niente, niente, basta. Ma è solo da me che si sente il più forte la pioggia delle voci? Aspetta, può darsi. Volumi. Non hai ancora hai sentito la voce più potente di tutte, Tarfina, quella del mio cuore. E in un momento avevi detto che era quella del tuo culo, Ryan. E cioè, se te ne vai adesso, tutto sarà privo di senso. Per un attimo, beacon, per un attimo ho pensato che ho mollato in giro per la mappa. I beacon che ho mollato in giro per la mappa. Le bombe che ho lasciato in casa di Tarf, la tiro rovesciata. Icky polverizzato sotto casa mia perché non si leva dalle balle quando glielo dico. Star fu one shottato dopo avermi bucherellato un'intera armatura con la sua spada di legno. Hai fatto bene. Tutto sarà privo di senso, capisci? Quindi devi rimanere. Bene, è finito il movimento patheticness. Sei più soddisfatta? Sì. Ecco, dai, però non puoi dire che non siamo simpatici. Adesso capisci perché il tumoroso ti molla a scaldare il letto da sola. Perché qua almeno si fa patroneggiate. Mentre tu sei nello... Cioè, no, non volevo dire questo. Grazie. Penso che se non scatta la denuncia oggi sono salvo. Ti voglio bene, Tarfina, non so neanche il tuo cognome, ma sappi che ti voglio bene. Il tuo nome, magari, il tuo cognome, perché devo sapere il tuo cognome. Il cognome è 1983. Ah, giusto. Perché Tarfina, infatti lei è 690, cioè il numero dietro è... Infatti io sono R cognome 4, bello... Carbuncles invece è... No, no, io sono Uncle Carb, sono zio Carb per quello. Ah, solo Uncle Carb. Che strage. Sì. Ah, ragazzi. Mamma mia. Esplodere con una delle tue... Allora, cos'è forse che devo fare io? Ah, sì, la... Quel motore... Fai schifo! Lì che... devo fare l'induction smelter. Vuoi che te lo monto a casa tua? Tua? Perché, cioè, non penso che mi servirà molto. Stavo aspettando i secondi, stavo contando i secondi. Vabbè. Ma ormai non si può più dire niente, ragazzi. Posso prendere uno di questi due? Okay, e prendi tutto quello che vuoi. Ok, grazie. Ecco. Sono lì, ancora. Vai, vai. Sì, sì, va bene, buonanotte, buonanotte, ciao. Buonanotte, ciao. Buonanotte, ciao, Tarfina. Ciao. Lui è uscito e lei no. Bene, ora che Tarf si è levato dai coglioni. Guarda che ci sono ancora su DS, no. No. Tarf, è greggio. Ma devo discordare. Esimio. Sì. No, ecco, va bene anche così. Perché esplosa? No, aspetta. Cosa avete fatto? Esplosa, quando sono se lì blew up, se lì left the game. Okay. No! Cioè, red quit, il primo red quit di Celine. No, che no! Non mi ucciderai, Skeletor, sembrava. Sì. Ho perso tutta la mia roba. Dai, te la riprendo io. Questa era più preoccupante ancora. Ho perso tutta la mia roba. Esci adesso, fai esci. Anche perché... Di solito i lamenti delle donne vanno tipo a ultrasuoni, è sempre più alto. Ho perso tutto. Subito dopo. Poi esplode il server. Sì, Ace, ma la signora De Brave quando si raggiunge? Penso la prossima volta. Penso quando me ne sono andato io.
Beh, penso tu abbia palle per i tuoi denti se si mette a parlare. Ma vabbè, per essere tua moglie, insomma, per tua moglie, non so se è tua moglie, ma tra poco se lo sarà, immagino, no? Probabilmente sì, tra un tot più o meno, sì. Per essere la persona che ti accompagna nella vita e che sta coltivando un mini ace, insomma, coltivando, era vicino a dove state costruendo voi, però. Vedi, adesso la sua voce si è abbassata di colpo perché non sta più winando. Dove lo faccio sto induction qualcosa? Vuoi la risposta? Come si fa l'induction smelter, tanto per cominciare? Induction smelter si fa con il copper. Ah, vedi che serve l'inva. Serve ancora sto machine frame dei miei stivali. Dei miei stivali. Max, io ti sbuco qua più o meno. Cos'è che ti sbuco qua? Qua più o meno. Aspetta che non vedo. Porco Giuda, che non riesco a navigare neanche nel mio vulcano. Sarò qui circa. Ok, momentaneamente direi che funziona. Guarda, vieni Max. Adesso vengo a vedere, non trovo la bella qua. Praticamente dal tank d'acqua si rifornisce d'acqua, come si chiamano, il boiler per fare il vapore, quindi almeno acqua e vapore infinita ce l'abbiamo. Infinita, a meno che non mettiamo carbone, insomma. Intanto che mettiamo carbone. Giusto, vuol dire? Sì. Dov'è che sei esplosa? Vedete quanto tempera matite affida stronzi di Raiden per poter bucare anche i secondi spartani. Scusate, ma non qui, ero più basta. Mi sa che state avanti di là. Mm-hmm. Perché hai aperto la pioggia? Ah, così. No, in teoria l'ho spenta, ma forse stava finendo da sola. Max, ti rubo due pazze di carne. L'ho fatto per il bene di YouTube, per evitare di bestemmiare. Di bestemmiare ogni due secondi. È un cheater. Il bello è che ti poi hai deciso di citare proprio nel momento in cui hai smesso la pioggia. È vero, stavo smettendo e non me ne sono pazzesco. È proprio dire che il sistema è creato in maniera tale da rendere palese il fatto che citti. Questo non pensavo che fosse pensiero. Come una maledizione, invece della prima luna del primo cheat. Vabbè, ragazzi, vado. Ma ancora non te ne sei andato, Tarf, stai cominciando a rompere le palle. Vabbè che vuoi più visualizzazioni, però basta. Abbiamo finito gli airbag con le robe là. Aspetta che ti do un po' di roba che c'ho in saccoccia. Magari mi metto a fare quello del creosoto. Aspetta che qua ti ho scaricato tutto. Ecco. Ma domanda, ma il copper quanto era? Tantissimo. Allora. Lo cerchi a livello sbagliato. Deve essere a livello molto alto. Cioè? 50, 80, 90. 50, 70. 50, 80, 90. Devi cercare il famoso copper d'alta montagna. Da qualche parte dovrebbe esserci tipo il... No. Brick, no. Il cocoven brick. No. Allora, aspetta, se non sono qua, che adesso te li faccio vedere prima che muoio di fame. Quanto dovrebbe essere nella cesta qua. No. Ma perché ti prendi per il culo da solo? No. Perché è bello mentre quando dico le cose mi qua piace. Eccole qua. Qua is, qua. Vabbè. Stato silenzioso. Dopo questa me ne vo. Addio. Ok. No, niente, ciao. Dire, basta. Ciao. Ciao, tanto non è vero, adesso ritorno. Ciao, è ritornato. Fantasia. Allora, la fauna luna devo fare. L'Ivar si mette qui. Oddio, ma sei disconnesso da poco. Per si mette. Beato lui. No. Andato a rilassarsi. sì, maledizione. Qua rilassarsi è difficile di questi tempi. Silenzio. Ma non è vero che mi si è bloccato. Ma cosa sto facendo? Vabbè. Ok. Allora ho fatto l'induction smelter. Bravo. Ace, lo vuoi tu oppure me lo piglio? Vuoi un biscottino? Stupido maledetto.
Cheat. Nel senso di citazione. Non è possibile? Oddio, l'ho perso. Ah no, ok. Penso a rimbalzare. Allora. Come funziona l'induction smelter? Ha un output? Che palle la vita. L'induction smelter devi utilizzare, credo, del... devi utilizzare della sabbia per poter fare delle cose. Non necessariamente sabbia, un po' di tutto, cioè dipende da quello che vuoi fare. Ma... Ah, ok. Sì, comunque il discorso era per... Si chiama? Per fare... Nel frattempo mi fai delle lettere. Esatto. Ah, ok. Max, mi fai un piccone, me lo tiri? Se io lo tiro in testa mi fai un po'. Di che materiale? Qualsiasi, col primo che viene. Basta che non sia di copper. Peltro, di copper, penso che di sia berro difficile. Di berro fronzo, infatti. Beh, di berro fronzo è il piccone migliore della terra. E se non di più. Esattamente. Dove caspita sei? Nelle scale. Ma quali scale? Nelle scale, disse lui. Ah, ma se te lo tiro adesso... Allora difficile. vieni giù. Allora vieni giù con me. Disse Pin. Grazie. Esattamente. Fronzo disse. Col berro. Porco chi? Dove... Qui c'è della... Porco Giuda! Può migliorare tipo l'entrata di questo posto. Non si combina una bega. Esatto, ti ho appena fatto un tunnel bellissimo. Spero che... Allora, induction smelter. Oh, lo butto qua, dai. E pensa, a quest'ora potevo aver già finito la mia casa e no, mi sono dedicato al tunnel per collegare il berro fronzo. Ti voglio bene, vuoi un biscottino? Un biscottino? Allora, per questo serve, abbiamo detto, la chiave inglese, quella del sesto tipo, perché ce ne sono talmente tante. Il Crescent Hammer, cioè il martello crescente. Esiste un Crescent Hammer? Eh sì. È quello della Thermal Expansions. Ah sì? Expansions. È quello della Thermal Expansions. Hai capito? Hammer Cisa. Ah, cresce. Ah, ha cambiato nome. È una crescita. Allora, adesso forse riuscirò a farmi i due. Cioè, non ho mai penato tanto per due cacchio di tubi. Redstone. Energy Covet. Devo avere la Hardened Glass che si fa con il lead. Rendetevi conto voi. Cristo santo. Ce l'ho io a casa, un casino, mi sa. No, ce l'ho io. Anche al totem ci sono un paio di stack. Perché non serve. Sì, sì, non è quello il problema. Dunque. Del cavolo. Allora, dai energia a sta macchina del cavolo. Il pulverizer si mette qua e il lidingot si mette qua. Magia. Magikarb emi. Dai, sì, due hardened glass. Che vuol dire ferro? Vetro, no, che vuol però. Dire vetro? Vetro duro. Vetro indurito. Indurito. Ancora? Ma quanti me ne fa? Ti è buggato, penso. Ah no, non è vero, ne ho messi io due. Max, ti serve la trivella, due secondi che ci metto. No, no, aspetta che ti do tutto l'equipaggiamento qua, dove sei? La trivella. Allora, la trivella e il lapack. Piglia tutto. Che pick fai? Quindi tutto porta a casa. Se mi li rompi però mi incacchio perché ci ho messo un po' per fare. È possibile romperli? No, nel senso che magari esplode fuori e... Vabbè. Allora... Mi tocco i cubi. Esatto. Allora, naturalmente non è possibile fare l'Electrum con i mattoni già fatti, immagino, vero? Però... Perché che mi rompe le cose? I cubi? No, le linfe che ho fatto con la cosa magica. Forse vanno via dopo un po'. No, probabilmente sono io che ci passo avanti e dietro con la barca. Asfalta tutto. Esatto. Tutto giù, faccio... Allora. Abbiamo fatto quasi tutto. È quel quasi che crea. Ma serve il... L'Electrum. Non vogliamo... Comunque, vuoi fare un annuncio? Carbon hai trovato il cane? No.
Congratulazioni, caro. No, volevo fare un appello. Ah, no, un appello era... a chi ha mai visto Choc 90 di farcelo sapere, perché però ha scritto il numero in sovrappensione. Ah, sì. Chiamatelo, perché è sparito nel nulla. Il numero in sovrappensiero, ma basti. Dove no, ragazzi, cioè, sono bloccato per due Electrum del cacchio. Qualcuno smelta dell'argento e dell'oro, per favore. Hai bisogno di materiale a casa mia? C'è qualcosa? Al totem, no, mi servono gli ores più che altro. Puoi metterli nel polverai, scusa, le polveri? No, allora, vediamo se riesco a spiegarmi meglio. Io ho i mattoni, ma non mi servono una riga, perché ho bisogno delle polveri. Allora, okay. Io ho i lingotti, ma non mi servono i lingotti, mi serve la polvere. Lo sai che se metti un lingotto nel polverizer diventa polvere? Infatti, è quello che sto facendo anche. Non ci credo, non è vero. Dove? Pensi che ti aveva fatto in bar prima? Ma stai male nel certamente? Prova. Se potrei quittare dal gioco, io sto diventando deficiente per farmi le leghe, andando ogni volta a minare le cose, e mi state dicendo che è possibile ripolverizzare i lingotti. Chiama Minecraft. Ma che gioco dello schifo è? Ma veramente... C'è qualcuno che si dovrebbe suicidare per questa cosa qua. C'è chi si è suicidato. E io sarò il prossimo, probabilmente. Ma veramente? Sì. Oh, cacchio. Esplode. Quindi se io faccio così? Sì. Non ci posso credere. Non ci posso veramente credere. Ci creda. E beh, fantastico, poi che io do con il Crescent Hammer col destro su una leva e si sposta la leva. Ma no, questo non lo sapevo. È comodissimo. A cosa serve? Cos'è un Crescent Hammer, scusa? È una crescenta, praticamente. Ok, e poi? Poi basta, non soltanto una crescenta. No, molto interessante. Qualcuno ha del ferro, tanto. Tanto cosa mia? Tanto stack. Sì. Anche più di un stack. Ancora backup, magari. Basta. Bellissimo. Allora, so che la giornata della memoria è appena passata, ma io sto praticamente facendo una svastica di Magmatic Engine e macchine, cioè, perché ogni volta tipo li sposto a seconda di quello che mi serve, ed è bellissimo. Tra l'altro, la svastica non è neanche un simbolo prettamente nazista. Cos'è? Tipo induista? Sì, sì, e... non sto trollando, adesso è veramente è buddista, ma è usato al contrario nel buddismo, perché è si è girata con gli uncini dall'altra parte, tra virgolette, perché è simbolo di vita. Uh-huh. Al contrario, infatti la svastica è il contrario del simbolo della vita. È simbolo di la non vita, è simbolo dei non morti, in realtà. Esattamente, no, okay, degli zombie. A questo proposito, all'angolo della cultura di Raiden, aspetta, consiglia... da chi vengo a prendere tipo almeno due stack vieni da me, io uno stack ce l'ho io, anche più di uno, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stack di ferro da 64. Uno spacciatore, che cacchio fai? Dove li prendi? Mino CT? Arriva, ti vedi che mi esplode il server, no? No, non è che cito, è semplicemente che gran parte dei miei good modding li ho passati a minare, e quando mini trovi del ferro. Sì, penso. Ma sei sicuro? Non è che gioco. Qual è il legge fisica? Che gioco? Terraria, no? Stiamo giocando. Ah, ok, giusto. Concorrenza, no, ma chi se lo caga? Uno che ci fa il let's play sopra. Ah, bellissimo. No, se lo fai come quella, c'è un'azienda polacca che mi ha contattato per giocare al loro nuovissimo gioco, che è Terraria. Ha un altro nome, ma è Terraria. Ma non ho capito, ripeti cosa hai detto? C'è un'azienda polacca che mi ha contattato, che che ha pubblicato un gioco, che mi ha chiesto se potevo fare let's play e diffonderlo in Italia. Ho detto sì. E lì si facevi pagare, niente, allora poi ci pagavi tutto il server con 850. Il fatto che non mi pagavano, tra l'altro, però vabbè. Però, io ho provato il gioco e ho detto proprio di no. Certo, Ace the Brave, aiutaci tu. Sì, esatto.
Scrivete. Hanno dato il simbolo tipo di Batman alla Estebuevi in alto. Tu sei arrivato. Cosa stai dicendo? L'Ace Signal. Gli Energy Conduit. Adesso se li metto qui dentro, io. Però poi flodono. Dai. Ehi. Ho il Redstone Energy Conduit. Cazzo, nella Buildcraft si fanno a livello 2. Cazzo, mod schifosissima. Ok, basta. Cos'è che ha fatto che non ho capito? Contro il calcio. Ha fatto un Energy Conduit. Hai capito cosa mia? Io. Ti solo perché c'è ancora lì per causa di Tarf. Fatemo anche il portone. Ti sei trattenuto? Ho preso 4 stack. Poco, sì, dico ti sei trattenuto. mi hai detto che l'avevi sei e ho detto vabbè, ne prendo solo 4. Questo non vuol dire che ti davo l'autorizzazione a depredarmi di ogni... No, sto scherzando. Vabbè, dai che li torno dopo. Ma no, fai quello... Ma cosa ti servono comunque sia, tanto per sapere? Perché sto aiutando a fare un po' di roba da Tarf, delle mega casse per avere tutte quante le... i liquidi possibili e immaginabili. Ma cosa mi servono questi liquidi? Io ancora non ho capito. Servono più o meno a tutti? Tipo la birra, quando è che la fate? La birra, molto volentieri. Intanto finivo di fare il creosoto e poi finiamo di fare la birra. Ma si beve cosa adesso? Ma la partita l'hanno cambiata? Bevi. Va bene. Dopo ti viene uno stomaco di ferro. Hanno cambiato la testa? Non l'ho sentito perché stavo cercando di ascoltare Iki sotto. Che tipo, cos'è che aveva, l'ultima cosa che aveva detto Carmo, qual era? Non te lo ripeto. Ma dice, si beve il quesoto? E io ho detto, sì dai, così ti viene uno stomaco di ferro. No, dai, non devo uscire. Dai, merita almeno un livello 3, se non esce nessuno mio qui. Mamma, danna. È squallidissima, dai. Prima l'hai ripetuta, penso ogni efficacia. Esatto. Sì, esatto, il secondo giro non ha funzionato come il primo. Ma domanda, ma gli smeraldi? Sì. Si trovavano in giro? Gli smeraldi quali? Quello di vanilla? Tipo una delle cose più rare che esiste in Minecraft. Ma con piccole fortuna ti di più? Un po'. No, non ci sono ancora. No, perché tipo io ho il mio... Ci sono, ma sono molto sono molto più rari anche di carbo. Di qualunque cosa. In confronto al tungstene... Vabbè, noi esageriamo adesso. Di carb ce n'è solo uno, lui è più rari anche di d'oro. Choc. C'è oro. No, di oro c'è che è impossibile. No. Ah, ragazzi, se escono in due secondi. Che bello, le mie battute a scoppio ritardato sono stupende. Vorrei tanto uscire, ma non ce la farmi con questo. Oh, sto andando un sacco avanti, Ace, devi farmi, non lo so. Ho visto che hai fatto un po' di roba. Aspetta che c'è un qualcosa che cerca di uccidermi. Miliardi di persone, aiuto! Non ti dovevo distrarre da quello che stai facendo. Tre mobili tutti assieme. No. Aspetta, devo salire un po' vicino. Di scale. Io sono... Boh, allora si dorme. Max, hai un letto? Sì. Un altro per me. No, aspetta, devo fare un altro però. Adesso lo faccio al volo. Oh, bene. Ci mancava il periodo tutti a letto con schermo nero. Sì, esatto. Per un po' di tempo. Così è anche il momento di... Dormire. Il momento... Da qui dicevano Teletubbies nanna. Quella... No, è il momento... Sì. Stai zitto. Teletubbies. Vai. No. Ciao. Gli amici abbiamo un bel matrimonio. Ma stai dormendo? Guarda, io me ne anche andrei. L'induction bed. Fai l'induction bed così ci salda le due schede. L'induction bed. Proponiamolo a qualcuno dei modder l'induction bed. Dovete dare una mano a fare una mod, ho in mente. Ho in mente. Io non sono capace di fare mod, cioè io so fare texture. È uguale, va già benissimo. Abbiamo la texture. Esatto, allora. Proposito di texture, proponete una texture per good modding. La sfaffa, una modifica nostra della sfaffa flip-flop. Dimmi, Fino, dimmi. Cosa devo fare? No, aspetta, Carb.
Ti va bene questo livello? Carb? La. Distribuiamo la Sfaffle e la chiamiamo Sfaffle. A questo? Ti devi abbassare. Ce la che vieni da così qua sotto facendo sto giro. Sì. Mi va bene anche perché... Facciamo la, la texture partendo dalla Faithful. Però non so quanto è alta. Sfaffle. Continuo a fare la chioccia, perché più che altro io non so quanto effettivamente verrà grande sta roba, cioè forse questa scala verrà modificata nel tempo, per il semplice fatto che io devo ancora svuotarlo sto vulcano, e non ho idea di quanto effettivamente grande potrà venire. Bla bla bla, bla, bla. Infatti, al massimo il mio, le mie scale cosa vuoi, in beta. Come se fossi, non so, cioè, basta, no? Non so neanche cosa dire. Tieni Max, e c'è? Questo? Cioè, sfidandolo? È questo. No, okay. Io finalmente torno a fare un po' di casa mia. Sfidarlo. Abbiamo un tunnel, no? Ci collego. Mi sono quasi male. Vero, anche okay. I am quas, I'm at it. Cosa ha detto? I am sulla... Aspetta, quas? L'inglese che è in agonia. Finisci di ucciderlo? Emotionade. Emotionade, esatto. Sì, ma ha messo anche un'altra roba, un'altra particella prima. Quase, cos'è che non mi ricordo. Quase, quasi. Quas, emozionate. Sì, Quase the Brave, esatto. Dai, basta sta storia del login e slogging qua mi uccide. Lo slogging poi? Ah, uccidetemi. Lo slogging che è uno sport che si fa correndo esatto, per strada. Esatto, fai troppo sport, con un portatile la mascella. Mi sono sloggato la caviglia. Spawn nella cellula. Ho appena fatto un epic fail, ma lo vedo. Allora. Ho troppi materiali di transizione. Usando la Towncraft faccio troppo vis, cioè troppo mi viene in mente il nome, flux qua in giro, come faccio poi? Non sei tu l'esperto. Non esistono i depuratori. E non sto cazzando. Sì, no, esistevano... sì, sono i depuratori, sono gli alberi di... Esistevano e non è possibile piantarli. Sì. E allora? Il problema è che non trovo sapling, cioè ho spaccato 18 milioni di alberi di della town che trovo dietro. E ne sono altri due qua vicino. Allora vengo a spaccarli, fra l'altro. Lo sai che adesso con... Ah no, non si possono fare così. No, no, sto pensando un attimo a forestry, ma in effetti non funziona. Portati una barchetta e vieni in casa mia che ti accompagni. Va bene, arrivo, faccio il taumium, vediamo. 4 taumium, no, 2, perché 2? Sì, allora aspetta che anche io allora faccio qualche cos'altro. Ti ho rubato le cose, giusto? 1, 2, 3. Erano 4, io ho messo le due cose. Poi, Max, preparati, devi farmi tutta la strada rossa, voi. Forse. Con la red cicciolite? Sì, per terra. Sarà fatto. Vabbè. Probabilmente non in questa. Quanto siamo come durata? Manca una mezz'ora. Un'ora e mezza siamo più o meno. Già? Eh sì. Arfa è andato via mezz'oretta fa, quindi. Mi sono cotto. Ma c'è qualche ho sbagliato la ricetta. 8 quattro, scusa. Sono scemo io. Sì. Potrebbe essere, cioè, nel senso, non è che. Cioè, non è che proprio potrebbe. No, ma confermo, ti giuro, sì, sei proprio imbecille. No, hai sbagliato la ricetta nel Taunomicon. Di cosa? Del Taunium. Mi dice che con 8 aspetti metallum e 4 pecantazzi faccio un lingotto di Taunium. Ma se ne metto dentro 8 e 4, cioè, se ne metto tipo ne messo dentro prima 16 e 8, ne metto uno solo fuori. La bacchetta? No. Ah, ok. Ah, cioè, funziona la ricetta, ma è un numero diverso? Sì. Probabilmente, non so, cioè... Ma che cos'è? È citato. Dai, ma non è possibile che sono già out of memory, cosa ho fatto? Per me, io la butto lì, dovresti installare Windows 7. Ma così, così è. Così scontata che neanche ti sono stato ad ascoltare. Ah, ecco, la pulverized obsidian la posso buttare via. Che perdo. Comincia ad avere storaggiata veramente troppa roba.
Comunque adesso finalmente potremmo collaudare sto Magmatic Engine. Ma non ce l'avevi già uno così? Adesso, a parte che sono arrivato al terzo, ma adesso volevo collaudare un impianto di pompaggio di lava molto 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 più efficiente di quello molto, che molto 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 fantastico, fantastico, fantastico. Esatto, ricordiamo il fantastico. Fantastico. Sì, ormai c'ho la counter, tipo. Perché c'hai la counter? La counter, sì, quello che ti sloghi la mascella. No? Carb, viene prendo tutta sta roba della Towncraft che ce li ho tutti con il triangolo viola. Io glieli ho recapitato. Il triangolo a casa non mi ha neanche detto grazie, basta. Te l'ho detto, ti ho dato anche un bacino. Buffetto. Voglio il video tributo in cui mi dai un bacino con sotto tipo la musica dei Vangelis. Poi ti do un bacino. Perché lì in giro questa casa. L'ambe te la prendo? Sì, sì, prendi tutto. Tutta roba della Towncraft prendi tu. Anche, vabbè, gli shard. Al massimo te li verrò a rubare un'altra volta. Mi sei capito bene, Ike. Ma siccome adesso ti aspetti, finalmente. Ah, veramente? Che aspetti è? Inutile. Ma scherzo. Crystallum e poi dipende dal colore. Occupo spazium. E cosa vuole questo? Cosa ti aspetti? A chi? All'oxicol. La tua sorella, ehi. Ah, la yeah. Prima non aveva i tatti, adesso gli ha messo la texture della faccia. A parte il quartz crystal che è inutile, vabbè. Ah, vabbè, ma era chiaro, aspetti, li aspettavano. Ah, aspetta che esco, un attimo. Aspetta sì, che sì. Esco. Annunciata anche. No, non ce l'avevi tanti, pensavo di più. Ah, io vi devo rendere partecipe di una perla che ho partorito ieri, come una vera ostrica. Allora, l'altro giorno dovete sapere che ero in autobus, e a un certo punto, mentre ero in autobus, che aspettavo che l'autobus partisse, entra all'ultimo momento, facendo capolino dietro l'angolo, potrei dire una signora in sovrappeso, ma dirò una cicciona di merda, perché era veramente... Potrei dire, ma non sarebbe Raiden. Cazzo. Pinno. Di niente, e allora ragazzi, ho detto, sono arrivato a casa e ho upato questo status di Facebook che io ho letto e so già, ti dico esattamente, e ho detto oggi mentre aspettavo sull'autobus è entrata una cicciona così obesa che mi ha laggato il cervello per caricare la texture. Ti correggo, è di una nerdaggine colossale, è di una finezza colossale, io penso. Vabbè, ovvio. E... Sì, 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 devi proprio essere nerd nell'anima. Devi proprio nascere nerd con gli aspetti nerd. Quello? 8 di nerd. Gli aspetti nerd. Ah, bene. 8 di nerd. Erano dei... Oddio. Esattamente. No, ma sono anche i punteggi di Dungeons and Dragons, tipo metti 8 in costituzione, 4 in nerdaggine. Sempre più roba nerd che si accumula. Quanta lava avete ciuppato? Che figata, hanno messo la mutazio alle slime ball. La mutazio? Ah, per mutazio? No, no, la mutazio, sì, che è l'aspetto che di solito c'era solo nel nether world. Ah, quindi tu sei già espertissimo di tutti quanti gli aspetti. Io devo ancora vedere, probabilmente comincerò anch'io a interfacciarmi con Towncraft. Se non gli ho aspetto un po', l'ho ancora capita. È una battuta, non ho capito. Sì, effettivamente. Forse è meglio così, Ho una gatta. Ma comunque c'è qualcosa di sbagliato con i conti della Towncraft. Non so perché. Guarderò gli dita più avanti. Per estrarre roba dal creosoto qua, dal Cockoven, ci serve il gold o servono gli iron? Sì, c'ha gli iron, quelli di Woden. A quelli serve il motore? Sì. Ah, ok. Andiamo a prendere il motore. Allora, qua dovrei avere i wooden. Adesso mi manca il motore. Il lead che aspetti ha? Il? Non ce l'ho, lead. Quindi non ti so dire, purtroppo. Il lead. Piombo. Pesantello. Piombo non so. Non so se ce l'ho, però. Penso abbia mineral. No, metallum e...
Guarda, così lo ricerco. Quanti radiazioni? Lo vengo a vedere io al totem. Aspetta. Adesso ti dico io. Scusa, lo vedi da me? No? Ah, sono io al totem. Ah no, non lo vedi da me. Se vai nella cassa dorata... C'è il ferro e un vortice, tipo. Vengo io a vederlo, vabbè. Ma scusa. Ah, se c'è il vortice dovrebbe essere vuoto, se non sbaglio, se non ricordo male. Sì. Vacuo. Sì. No, spengo. Che bello avere la spada che ti sciotta gli scheletri, però. Anche i Tarf. Allora, Vacuos. La la la, wooden transport pipe. Allora, per chiunque un giorno ne sia in necessità, o che mi avanzano 6 energy conduit. Sì, mi serviranno non prestissimo, ma comunque mi serviranno. Cosa servono? Sì, anche a me sicuro. Anche a me, sì. Cosa servono? Sono praticamente i... sai della Buildcraft che ci sono i tubi per trasportare energia? Sì. Stessa roba della Thermal. Però che molto devi più efficiente. Fare 16 macchine per non fare. Non esplodono. Sì, ma trasportano il doppio, mi sa. E non esplodono, credo. Tra 2 secondi. Che palle. Credo. Quello che non è efficiente come quello che è. Ok, ho finito anche la terza storage per il crosotto e adesso si riempirà all'infinito. Con me c'è un power out. Con me c'è un power output così basso. Perché c'è? Di che cosa? Del Magmatic Engine. Ah, dipende da quanti ce ne metti dentro, forse? No, nel senso che è pieno. Ah. Non lo so, sai. Allora. Beh, comunque ho sperato anche la lead transmutation. Bene. Ha una power quasi... output che oscilla tra 0,5 e 0,4. Lo facciamo così. Così si ferma. Dimmi. Ce l'hai tu quella cosa, adesso non mi ricordo bene il nome, della Buildcraft che ti toglie il terreno, te lo smaciulla? Il filler, sì. Esatto, ne avrei bisogno per pulire sotto a casa mia che non di certo non c'ho voglia di... Te lo smaciullo? Se hai dei mattoni, cubi di mattoni, sarebbe utile. Sì. Cioè, me li trovo in qualche modo. Tanto c'è tanta di quella, anzi la metto subito. No, aspetta, c'è il totem, quindi arrivo al totem. Ammetto che devi andare a casa mia, eh. No. Vediamo. Credo. Il totem, arrivo. Ah, sì. Cos'è che devo fare? Cioè, cos'è che devi fare su sta cosa? Devo svuotare sotto casa mia. Però devo ancora impostare tutto. Hai... Allora, se vai al totem, ci sei? Sì. Vai nella project table e prendi intanto i landmark. Sì, o 6, ne bastano 1, 2, 3, 4. Io in transmutation. Ok. Ok, manca. Poi... Sì. Un attimo che prendo da magna. Che altri metalli ci sono? Team silver. Madonna, c'è il taumium, c'è l'electron, c'è... No, è di quelli base che sono riconosciuti da tutti. Copper, tin, silver. Gold. Dovrebbe esserci anche il ferrous, forse? No. Cosa c'hai di aspetto il ferrous? Ah, non lo so. Niente, no, non ce l'ha, quindi non si può ottenere. Sì, te la tua tastiera che hai i tasti arancioni, va. Adoro la mia nuova tastiera, cosa? Shiny, invar, sulfur, copper, no, non c'è altro. È spettacolare. Dove sei? Aspetta. Allora, cos'è che dobbiamo fare? Filler. Il filler devo andarlo a prendere in studio. Ok, ho scoperto anche la silver transmutation. The filler, tra l'altro. Dopo questa vado a dormire. Scusa? Niente, è meglio. Ho
sentito metà della battuta, me la ripeti? Ho detto c'è filler tra me. Ah, ok. Questione di filler. Questione di filler. Si ricorda lunga. Questa canzone di 40 anni fa? Lo fai con Dav da te perché non c'hai 40 anni. In realtà li nascondo molto bene. In giardino. Non voglio anche sapere sulla... dove. Anche sulla carta d'identità ce la fa. Vabbè, io provo a cuocere. Ma la mia età è 40, aspettato. Non so in che sistema numerico metrico però decimale. Che vabbè, sistema sì. Metrico? Che sistema numerico, ho detto. Metrico. Insomma, la tua età si misura in metri. Come la pizza. Come la birra. Birra e la pizza, sì. Mi dia un metro di birra, per favore. Ma scusa, tu non hai visto mai i posti dove vendono la birra a metro? La birra al metro, no. Sì, è una cosa bellissima. Cazzo, ti danno lo spiller. Chi è che mi spara da dove? Quanti bravi! La vendetta cala dall'alto, Ace. C'è un mob, c'è uno scheletro con l'armatura completa. Che balle, voi non potete capire la delusione di una persona che spacca un cubo di tungsteno pensando che sia Koal e invece è tungsteno. L'inutile tungsteno, l'inutile tra virgolette per ora tungsteno. E anche per farmi il porn. Okay. E anche maledizione all'industrial craft che porco Giuda stavo per morire per colpa sua. Nel senso che l'industrial craft ha porco Giuda, se muoio. Nel senso che l'industrial craft ha shiftato la resistenza dell'ossidiano all'esplosione da 3000 a 70. Sì. Quindi i creeper la fanno esplodere. Adesso la fanno esplodere, io casco tutto. Ah, adesso ho capito dov'era il. Il filler l'ho lasciato nel Nether. L'avevo visto anch'io. Ah, ok, allora vado a prendere anch'io. Io. L'ho lasciato nel Nether perché avevo cominciato a riempire tutto intorno allo spawner. Quindi aspetta che vengo anch'io a vedere. Ma medio, anche medio là non facevi, che riempivi tutto intorno a te. Cosa? Basta. Manca medio là. Sì, però i cerchi non si possono fare in Minecraft, quindi... Questo lo dici tu. Sì, ok. Cioè, se ci manca la cosa, la faceva. Pensate che persona fine dalle grandi morali che... Il signore ha chiesto... Hanno detto, prendetevi conto che c'è sto pinno che metto. Chissà come posso fare per fare una cupola tonda decente. E io gli ho detto, caro amico mio, non temere, c'è un programmino che io ti consiglio, eccetera, eccetera. Adesso, sotto i video di Carb è venuto, Carb... Ma qual è il programma del tuo amico per fare le cose? E io tipo ora la... vabbè, qui. E sono uscito al server. Oddio, l'ho perso. E sei un amico, già dovresti essere riconoscente di questa cosa. Per essere un tuo amico? No, paga per no, non essere un tuo amico, amico, che è diverso. Per essere un tuo amico? No. Ma non è vero. Giuda, no? Per così il successo gli dà la testa. Pagano. E no, dove sei? Dove sei, Pino? Qua, aspetta. No, c'è un Wisp. Vaffanculo. Mi vedi? Sì. Hai per caso motori? Sì. Sì, così per il filler che ci sarà un po' di motori. Ah, questi? Ah, sì. Credo ti servissero subito. Che adesso devo ancora prendere bene le dimensioni. Ah, ok. Io vuoi attaccare un Wisp con me? Ciccioli. Tu vuoi darmi una mano? Devo... Ah, sai cosa? Ti preparo un po' di ciccioli di te e di mattone. Max, vieni qua. Perché devo venire qua? Che mattoni sono Wisp? Quelli che vuoi? Arrivo. Non so come farlo qua sotto, però. Come si fanno i mattoni questi? Okay. Portati, aia. Con te cosa ci starebbe bene sotto? Ah, no, sotto lo voglio fare in stone. Allora, aspetta, come li fai? Ah, devi cuocere la ciccioli di te, ok. Sì. Dimmi scusa? Mi sa che sotto lo faccia tutto in stone con le liane ai lati. Il consiglio di Max.
Ti faccio quella rossa, base, ascoltami un attimo. Ah, quella rossa, sì, devo farsi tutta la strada. Vado intorno in base e poi c'è un po' di roba rossa. Ok. Yes. Se ti interessa, certo. Qui a casa mia ho il water tank che apparentemente è 326.000 su 400.000. Se vuoi venire a svuotare. Ah, bene. Ah, ok, no, perché ne abbiamo creato uno da Tarfac. Ah, ok, me lo tengo per ricordo con allora. Tank messo, quindi già risolto il problema dell'acqua. Grazie comunque. E niente, ci sei inutile dalla prima puntata. Ci vediamo in settimana, però... poi ci serve, forse. Ciao a tutti. Yeah. Ciao, Iki. Okay. Ciao, Iki.